Buongiorno a tutti, benvenuti nel campus della Sacra Famiglia di Ordinuovi. Intanto è mio dovere spiegare che cosa significa campus, visto che parliamo della scuola primaria, secondaria, della scuola dell'infanzia. In realtà questa scuola è collocata all'interno di un sistema più ampio che appunto noi chiamiamo campus educativo, e ha le caratteristiche del campus proprio perché racchiude in sé molte altre esperienze e attività che insieme contribuiscono a realizzare l'educazione dei ragazzi. Quindi la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria, ma abbiamo anche il nido, ospitiamo anche il nido, sta all'interno di questo sistema ampio che vuole promuovere educazione in tutti i suoi momenti. Perché lo chiamiamo campus? Perché oltre ad esserci la realtà delle scuole, quindi l'aspetto prettamente scolastico, il campus è anche un campus sociale, dal momento che opera e comprende anche la casa famiglia e con la quale si realizzano dei progetti di inclusione dei ragazzini che vengono dati in affido alla casa famiglia, quindi la possibilità di agire direttamente all'interno di questo sistema in modo diretto. È un campus tecnologico perché la scuola è proiettata sul digitale e quindi è attrezzata per sostenere una didattica digitale in presenza più che a distanza, ma anche a distanza volendo. È un campus artistico perché ci sono tutta una serie di attività collaterali che riguardano la musica, che riguardano il teatro, che riguardano altre attività di recitazione, di danza. Organizza addirittura delle lezioni e che vengono attivate direttamente in classe, in aula magna, e permettono ai bambini di vedere gli oggetti di conoscenza, insomma, da punti di vista completamente diversi, in modo creativo, originale e quindi sicuramente più significativo. E infine è anche un campus sportivo, il nostro campo educativo, perché la presenza delle piscine sicuramente permette ai ragazzi un'attività sportiva continua, oltre a tutta una serie di tornei eccetera eccetera che vengono organizzati. Ecco, quali sono i punti significativi fondamentali ai quali noi prestiamo particolare attenzione? Intanto devo dire che lo sfondo integratore di un campus educativo è sicuramente la dimensione educativa, e quindi la necessità, i bisogni degli alunni, l'accoglienza di tutti questi bisogni, quindi il protagonismo degli alunni, quindi i momenti sia quelli formali che quelli non formali, tutti caratterizzati dalla stessa intenzionalità, che è quella del benessere degli alunni, della crescita, dell'accompagnamento e dell'incoraggiamento di questi alunni. Parlo dei momenti formali, intendendo i momenti in aula, dei momenti non formali, quelli del post scuola, del dopo mensa, della mensa stessa, dove ad accompagnare i bambini non ci sono gli insegnanti, ci sono gli educatori, che però costituiscono insieme agli insegnanti il corpo di accompagnamento di questi ragazzini. L'altra direzione importante che noi privilegiamo è la direzione digitale. Già detto che è un campus tecnologico, in realtà siamo una scuola non solo online, ma vorremmo essere una scuola on life, come dice qualcuno, nel senso che la digitale ormai fa parte della nostra vita. E infine un'altra dimensione importante a cui prestiamo molta attenzione, soprattutto nei primi anni, è quella dell'outdoor education, privilegiare l'ambiente di apprendimento che è quello della natura, tant'è che il nostro nido si chiama Green Nido, e poi via via vengono attivate tutta una serie di esperienze all'aperto, nel giardino del benessere, negli spazi circostanti, proprio perché si ritiene che la natura sia l'elemento fondamentale. Da quest'anno poi noi introduciamo anche, noi per legge introduciamo l'insegnamento dell'educazione civica. A dire la verità, noi non ne avevamo bisogno, così come molte altre scuole. L'educazione civica si faceva da tempo, nel senso che si prestava attenzione a tutta una serie di dimensioni, per cui noi quest'anno abbiamo preso l'occasione per agganciare
le attività di educazione civica alle attività delle case, che pure già gestiamo da tempo e che quindi aiutano gli alunni ad attivare una serie di comportamenti che poi sono i comportamenti, sono le competenze per la vita che li aiuteranno a diventare dei cittadini consapevoli. E quindi lavoriamo per la comunicazione gentile, la comunicazione efficace, lavoriamo per l'impegno, per la responsabilità, per il lavoro di squadra, per l'aiuto reciproco, che sono tutte dimensioni fondamentali, e addirittura da quest'anno abbiamo unito la valutazione di queste dimensioni all'interno delle case alla valutazione del comportamento all'interno delle classi, perché non è possibile avere comportamenti diversi e quindi la competenza deve essere qualcosa che è un comportamento che poi diventa generalizzato. Quest'anno aggiungeremo ulteriormente alcuni aspetti fondamentali, per esempio l'educazione sessuale, per esempio l'educazione alla consapevolezza digitale, per esempio l'educazione alimentare e via via un po' tutti i temi dell'educazione civica che comunque fanno già parte del nostro curriculum.